Salve, sono Carlo Cardarelli di Acumarche. Oggi è venerdì 7 giugno e mi trovo all'interno di Italy a Roma, in piazzale 12 ottobre, dove il Consumer Forum ha organizzato una giornata dedicata alla sicurezza alimentare, filiera agroalimentare e lotta agli sprechi. Consumatore consapevole, punto interrogativo. Ascoltiamo gli interventi dei relatori, relatori tutti esperti e di grande qualità, per indirizzarci un po' su quelli che sono gli ultimi aggiornamenti in tema di sicurezza alimentare e sui cibi che troviamo sulle nostre tavole. Buon video e buon ascolto. Con un ritardo che ci scuserete, penso veramente minimo per... Grazie a tutti di essere qui. Buongiorno a tutti voi. Sono Giuseppe Mermati e vi do il benvenuto al nome di Consumer Forum. Il tema dell'alimentazione, della sicurezza, della filiera alimentare e della consapevolezza degli sprechi è oggi di grandissima attualità. Non a caso l'Unione Europea ha già indicato il 2014 come l'anno dello spreco alimentare. L'emorragia di cibo sta assumendo dimensioni impressionanti ed è uno sperpero non più sostenibile da un punto di vista ambientale ed economico. È quindi indispensabile conoscere a fondo il ciclo alimentare per essere in grado di affrontare adeguatamente questo problema con la speranza di potervi porre rimedio. Consumer Forum, da parte sua, proseguendo nel percorso già avviato nel 2009, ha voluto richiamare al confronto i maggiori esperti operatori del settore per fare il punto della situazione con una rappresentazione aggiornata delle norme, consuetudini, procedure, controlli, iniziative, pregiudizi e false certezze. Ciò consentirà di tracciare una linea di continuità con il passato e una proiezione verso il futuro, mirando alla ricerca di un maggior livello di sostenibilità e al recupero degli sprechi ovunque essi si verificano nel percorso alimentare. Consumer Forum intende così continuare a svolgere la sua missione di dialogo con un'azione finalizzata alla ricerca di soluzioni che migliorino la vita dei consumatori e accrescano la loro informazione, con la partecipazione coordinata e congiunta delle imprese, degli operatori di settore, di ricercatori e delle associazioni di tutela dei consumatori, mettendo a frutto una sinergia di esperienze unica nel suo genere in Europa. Volevo dire anche un'altra cosa: noi abbiamo redatto con la collaborazione di esperti e di operatori del settore una guida. La guida è da intitolarsi a Consumer Forum, non c'è coinvolgimento di nessun altro ed è uno strumento da parte nostra per promuovere un confronto, per promuovere una discussione, per promuovere un dibattito. Quindi affidiamo a voi adesso il seguito del convegno per realizzare insieme un risultato molto positivo su questo argomento che interessa a tutti quanti e oggi come oggi è diventato di vitale importanza. Quindi io lascio la parola al dottor Bruno Gambacorta che mediterà il colloquio e vi ringrazio per la vostra partecipazione. Buona giornata e buon lavoro a tutti. Devo dare la parola ancora per due saluti veloci come quello del dottor Mermati. Parliamo, come si vede appunto dal titolo, di sicurezza alimentare, di filiera agroalimentare, di lotta agli sprechi e della maggiore o minor consapevolezza dei consumatori. Non tutti si occuperanno degli stessi argomenti, i saluti penso siano incentrati soprattutto sul tema il terzo, la lotta agli sprechi, tra l'altro di attualità anche perché l'altro giorno ne ha parlato Papa Francesco nella giornata dell'ambiente, ha detto ciò che si butta è come se fosse rubato dalla mensa dei poveri e non a caso i saluti che adesso ascolteremo vengono appunto da due associazioni, penso si possa dire di area cattolica, che sono impegnate proprio nella lotta agli sprechi. Quindi Andrea Giussani, presidente della Fondazione Banco Alimentare Onlus. Nel ringraziare Consumer Forum dell'opportunità, io sono nuovo a questo ambito e quindi per me è una novità, per me è un'opportunità certamente. Ho un po' riguardato e riletto la mission di questa associazione che voi certamente ben conoscete, per me
appunto una novità, e leggendovi che il grande impegno è quello dell'informazione, della formazione, dell'approfondimento sul consumo responsabile, sulla qualità dei prodotti e dei processi, cerco quindi di entrarci rappresentando la Fondazione Banco Alimentare in modo appropriato, e per un invito e un saluto che il più possibile sia, come dire, in linea con quello che poi sentiremo stamattina. Dico questo: la Fondazione Banco Alimentare, la sua rete di 21 onlus, i 1700 volontari che sono presenti sul territorio, sono schierati fortemente, lanciano fortemente la loro testimonianza a tutti gli attori per essere allineati sulla lotta contro lo spreco. E quindi questo accade nella nostra mission, in un'attività quotidiana per la quale recuperiamo eccedenze ormai da quasi 25 anni da quasi 1000 aziende della produzione e della distribuzione. Quindi innanzitutto è una testimonianza di grande collaborazione degli attori di questo settore. Queste 1000 aziende di produzione, ristorazione e catering ci donano eccedenze alimentari perfettamente commestibili che poi noi distribuiamo a 9.000 strutture caritative in Italia, che assistono circa 1.800.000 persone indigenti. E quindi è anche con piacere che poi oggi qui c'è un rappresentante della Caritas che rappresenta circa il 50% dei destinatari delle eccedenze che recuperiamo. E durante l'anno scorso abbiamo recuperato e distribuito circa 700.000 porzioni di cibi cotti, quindi a mense per indigenti. Questa è una rete di grande importanza, noi riteniamo, perché recupera un valore dell'alimento, del cibo, altrimenti perso e sprecato. E quindi rinnovo il ringraziamento a tutti quelli che con noi sono impegnati in quest'opera. Allora, che invito a fare a un consesso come questo, a una giornata di lavoro come questa? La mia impressione è che il tema dello spreco oggi sia di grandissima moda, quello soprattutto nelle famiglie, quello del consumo denso di sprechi nel comportamento delle famiglie, ma anche nella filiera di produzione e distribuzione. Ne parlano tutti i media, giustamente è stato richiamato il fatto che perfino il Papa mercoledì, ovviamente da un punto di vista dell'impegno morale, dell'impegno concreto, ha segnalato questo grande tema. Io però, operando quotidianamente nel mondo dello spreco, nel tentativo della lotta allo spreco, sottolineo piuttosto un aspetto, che un fattore di grande mediaticità, di grande come dire, impatto, rischi di diventare una moda, e quindi rischi di avvenire ciò che per molte altre mode è accaduto, il fatto di parlarne moltissimo, di sfogare un po' gli istinti più moralizzatori che abbiamo e che ci animano, ma poi non diventi azione. E quindi l'invito per me è questo, soprattutto l'invito prioritario, che tutto ciò che riguarda la possibilità di interventi normativi, progetti perseguibili, ridisegno di processi, azioni coraggiose nella ricerca di modalità concrete per lottare allo spreco diventino realmente azioni. Altrimenti il rischio è che da un interesse mediatico si passi a una moda che poi appassisce nel tempo, e ci troveremo qui magari tra qualche anno non solo a non aver fatto nulla, ma neanche a parlarne più. Quindi spero e invito, e sono pronto a dire anche la nostra presenza, soprattutto a coloro che dopo le analisi, dopo gli approfondimenti, siano immediatamente pronti a entrare in campo e a giocare una partita a cui noi crediamo, dopo 25 anni, di essere ancora pronti, vivi e schierati nel dare una mano come intermediari tra produzione, distribuzione e strutture caritative, come attori anche di idee e di processi per il recupero delle possibilità che la filiera per noi e per la società magari meno fortunata dà continuamente. Quindi grazie a tutti del lavoro e del contributo. Presidente Lussani, sì, molto opportuno il richiamo appunto a non parlare di queste cose soltanto per moda, però mi pare che appunto anche quello che diceva lei, in questi anni, al di là di una certa
enfasi, però sono stati fatti dei passaggi importanti che dureranno nel tempo, quindi qualcosa resterà anche quando di questi argomenti magari si parlerà meno, perché la crisi sarà magari per fortuna un po' meno drammatica. L'altro saluto di Walter Nanni, responsabile dell'ufficio studi della Caritas. Anche la Caritas ringrazia per l'invito a partecipare a questo seminario, studio di riflessione, di conoscenza. Per me è un po' un aspetto di novità essere invitati in un appuntamento di questo tipo, che non è soltanto una riflessione sulla povertà o il bene alimentare, ma anche sulla sicurezza, gli sprechi, la qualità del cibo. È sicuramente quello del bene alimentare un aspetto importante, per noi è quasi fondamentale, anche da due punti di vista diversi. Il bene alimentare come bene primario assente, e quindi un bene caratteristico delle situazioni di povertà, e in questo senso noi registriamo dal 2009 in poi, da quando è scoppiata la crisi economica, un fortissimo aumento di beni alimentari da parte delle famiglie e delle persone in difficoltà. Basti pensare che dal 2009 al 2012 la richiesta di beni alimentari alle Caritas è aumentata del 384%, quindi noi abbiamo un fortissimo aumento di persone e famiglie che chiedono un intervento alimentare, un aiuto alimentare. D'altra parte l'intervento alimentare delle Caritas non è aumentato dello stesso livello, è aumentato del 128%, anche perché diventa a volte difficile, in contesti locali piccoli soprattutto, reperire alimenti di buona qualità che siano distribuibili anche a seconda delle esigenze di persone e famiglie che non sono tutte uguali. Anche questo è un elemento importante: non tutte le persone e famiglie in difficoltà hanno lo stesso bisogno alimentare. Bambini piccoli, anziani, situazioni particolari determinano la necessità di un bene alimentare da selezionare, da scegliere con particolare cura. Per noi il bene alimentare è anche uno strumento di lavoro, nel senso che oltre a essere distribuito in mense, pacchi viveri, alimenti per neonati, supermercati della solidarietà, diventa anche uno strumento di risocializzazione. E proprio in questo periodo di crisi nascono strumenti e percorsi innovativi. Agricoltura solidale, ad esempio, produciamo in alcuni progetti, quasi 20 progetti in Italia, beni alimentari direttamente attraverso un'agricoltura attenta all'ambiente che risocializza soggetti in difficoltà, ex detenuti, persone con svantaggio sociale, ma questi prodotti poi vengono utilizzati anche per le mense, per la distribuzione alimentare alle persone in difficoltà. Quindi ecco la riscoperta di questo bene come un aspetto importante e l'attenzione alla possibilità di reperirlo laddove è necessario, soprattutto laddove nei contesti piccoli non c'è la possibilità di convenzioni con supermercati ed esercizi commerciali. Ultimo aspetto è quello della qualità da garantire sempre. Non perché le persone sono povere e si rivolgono alla Caritas gli possiamo dare qualsiasi tipo di alimento anche di cattiva qualità. Quindi in questo senso è importante anche garantire un aiuto rispettoso anche però delle tendenze di attenzione alla qualità e della dignità della persona. Vi auguro buon lavoro. A questo punto la relazione introduttiva, corposa ma non eccessiva, gli darò 20 minuti di tempo e 10 invece poi ai relatori che parleranno successivamente, al dottor Agostino Macri, esperto di sicurezza alimentare dell'Unione Nazionale Consumatori, che aderisce al Consumers Forum, e quindi in questa veste Agostino Macri, che è l'autore poi del volume del quale si parlava prima, questo qui che gli verrà consegnato all'ingresso, ci parlerà di consumatori ed alimenti, certezze, e qua un tempo organizza la proiezione. Sapete tutti, sentite telegiornali, io mi occupo di quello, leggete i giornali e altri si occupano della carta stampata, vedete che ogni giorno c'è qualche allarme alimentare, spesso, si diceva l'altra settimana quando ci siamo visti per uno scambio di idee, spesso si parla tantissimo di argomenti che sono enormemente sopravvalutati, tipo la storia della carne di cavallo, che era un po' una bolla, diciamo, mediatica, e si parla poco invece di argomenti molto più sostanziali. Ecco, questo penso che sia un po' il tema della relazione di Agostino Macri, e poi ritorneremo su questo nelle relazioni successive. Prego. Grazie per la presentazione. Volevo semplicemente presentarmi un momento chi sono. Io ho lavorato all'Istituto di Sanità per circa 45 anni, 50 anni forse, e da quando sono andato in pensione ho cominciato a collaborare con l'Unione Nazionale dei Consumatori ed mi sto occupando dei problemi che riguardano appunto la sicurezza alimentare, e questo mi gratifica molto perché mi mette a contatto poi con i cittadini che mi spiegano un sacco di cose che non conoscevo effettivamente.
E un'altra cosa importante, recentemente sono avuto anche un incarico al campus biomedico, all'università campus biomedico, dove insegno ispezione degli alimenti, e lì pure ho avuto proprio l'occasione di, diciamo, di mettermi in contatto con i giovani, che è estremamente utile ed importante. Quello che volevo, diciamo adesso, per cercare di perdere il meno tempo possibile, volevo cominciare ad introdurre che cosa è successo come è evoluta l'alimentazione nel nostro paese. Noi siamo passati nel dopoguerra, ci siamo trovati in una situazione di fame, cioè la gente effettivamente aveva fame, e girava la voce, quello che non strozza in grassa, cioè si mangiava di tutto, non si faceva molto caso alla qualità, alla sicurezza degli alimenti, l'importante è che si mangiasse. Però successivamente fortunatamente è aumentato il benessere, è arrivata l'industrializzazione, un sacco di altre belle cose, per cui effettivamente c'è stato un incremento notevole nel consumo di alimenti. Consideriamo che grosso modo negli anni 50 il consumo medio alimentare italiano per ogni persona si aggirava insomma ai 200-300 kg di alimento, forse 400, perché c'era fame. E adesso attualmente siamo quasi agli 700-800 kg. C'è alcune malattie che erano tipiche della gente ricca, sono diventate tipiche della gente povera, la gotta per esempio, che era un problema che riguardava soltanto le persone ricche, attualmente invece che potevano mangiare bene, l'obesità era diffusa più tra le persone ricche e meno non esisteva, praticamente era invece un problema molto serio. Quindi c'è stato questo aumento importante di quantitativo di consumo. In realtà questa situazione ha costretto in qualche modo le aziende, l'industria, la produzione agroalimentare a muoversi, ad incrementare le proprie produzioni. Quindi sono nati, in prima cosa sono nati gli allevamenti, l'agricoltura e gli allevamenti intensivi, che hanno sicuramente aumentato la quantità di alimenti che hanno prodotto, però ha avuto degli effetti collaterali non troppo facili, di quale che ancora ne stiamo pagando le conseguenze in alcuni casi, tipo la riduzione della biodiversità, conseguenze ambientali anche abbastanza pesanti. E poi oltre a questo è nata anche l'industria alimentare, cioè fino agli anni 50 sostanzialmente noi consumavamo prevalentemente materie prime, cioè cose che venivano cucinate in casa. Successivamente ovviamente questo, adesso se andiamo al mercato rionale di 50 anni fa, sicuramente non troviamo le stesse cose che troviamo adesso, troviamo delle cose diverse. Poi oltre a questo l'industria alimentare è cresciuta ed è riuscita a trasformare le materie prime, quindi a conservare sostanzialmente le materie prime che erano in eccesso e a renderle più fruibili nel tempo. Tutto questo è stato anche favorito dalla globalizzazione dei mercati che ha sicuramente reso più facilmente disponibile le materie prime da lavorare nell'industria alimentare. Quello che è cambiato anche è il modo di distribuzione degli alimenti. Tornando sempre a 50 anni fa, sicuramente il negozio, il mercato rionale era quello in cui ci si approvvigionava, tutte quelle merci passavano attraverso i mercati generali, e poi anche quello che succedeva è che c'erano molti produttori che andavano direttamente nei mercati rionali ed erano gli stessi contadini che andavano a vendere i prodotti nei mercati rionali, cioè praticamente quello che adesso noi chiamiamo chilometro zero con tante altre forme effettivamente veniva fatto in questo modo. Quindi c'è stata questa situazione che si è evoluta. Però nel frattempo, con questo tumultuoso sviluppo di produzioni alimentari, sicuramente si sono avute una serie di inconvenienti, di danni, e sicuramente abbiamo avuto una serie di scandali che hanno provato l'opinione pubblica, a cominciare appunto dal vino al metanolo, gli ormoni alle canne, di questo ne potremmo anche parlare, però comunque noi siamo arrivati ad una serie di scandali, di preoccupazioni dei consumatori, alcune ben riposte, altre invece sicuramente meno importanti, però su questo si è creata una situazione di grande confusione che ha provocato una serie di allarmismi, alle volte, come ripeto, ingiustificati da parte dei consumatori. E la cosa importante, in quel periodo è nata forse la prima organizzazione di consumatori, nel 1955, ed era un momento in cui c'era una difesa, non c'era una difesa reale del consumatore, praticamente c'era una produzione, non dico selvaggia, ma sicuramente non interamente consapevole di quelle che potevano essere le conseguenze. Un esempio era la carne agli ormoni,
venivano è stata per anni, per alcuni anni, non per molti fortunatamente, è stata introdotta la pratica della castrazione degli chimica dei polli per fare il cappone, chiaramente con residui di estrogeni estremamente pericolosi, però in quel momento la presenza di una prima presenza di noi consumatori ha sicuramente consentito di difendere molto meglio i consumatori. Un'altra cosa importante è che i media, come adesso, non sempre erano adeguatamente informati, quindi i messaggi che venivano trasferiti e che vengono purtroppo ancora trasferiti ai consumatori non sono sempre, diciamo, rispondenti a quelle che sono le loro esigenze. Però ci siamo trovati anche con la nascita dell'Unione Europea. L'Unione Europea che in quel momento si chiamava Mercato Comune Europeo, MEC, no? E alcuni lo chiamavano Comune Mercato Europeo. In realtà quella struttura era nata per favorire gli scambi commerciali. E questa è stata la prima cosa, e quindi l'altro è stato quello di armonizzare le regole per poter fare per avere degli ottimi scambi commerciali. Successivamente però ci si è resi conto che bisognava fare delle altre cose, quindi c'è stata un'evoluzione nella normativa europea che ha portato poi alla fine, all'ultimo il criterio del controllo di filiera, che è un concetto importante che è stato fatto, perché prima si faceva il controllo di prodotto, adesso si fa il controllo di filiera, è stato introdotto il concetto dell'analisi del rischio, è stata introdotta una nuova direzione generale a DG5, è stata fatta l'EFSA e soprattutto è stata fatta una revisione completa per che riguarda i pesticidi, i farmaci veterinari e tutte le varie sostanze che vengono impiegate in modo più o meno, cioè in modo corretto, che debbono essere impiegate in modo corretto, cioè dalle norme su come impiegare in modo corretto le varie sostanze chimiche negli allevamenti, nella produzione. L'altra cosa, una cosa importante che è stata fatta è il controllo, citavo prima che siamo passati al momento in cui c'era il controllo di prodotto e si va al controllo di filiera. In realtà, proprio recentemente, qualche anno fa, l'Unione Europea ha imposto a tutti gli Stati membri un sistema di autocontrollo, cioè le aziende alimentari hanno l'obbligo di esercitare un autocontrollo nel proprio interno. Questo controllo deve essere registrato e certificato e deve essere poi verificato dagli organi pubblici di controllo, cioè praticamente abbiamo, in realtà la responsabilità è passata dal controllore che andava a controllare lo sfilatino alla stessa azienda che deve garantire che questo sfilatino che esce fuori è effettivamente ha le sue caratteristiche. A fianco di questo ci sono i controlli pubblici che vengono comunque effettuati a campione, non sistematico come veniva fatto una volta, ma a campione, ma sicuramente molto efficaci e molto efficienti, perché si va a colpire dove si pensa che ci possa essere il problema. Poi ci sono i laboratori di controllo e il sistema sanzionatorio, che ovviamente varia da paese a paese. Per quel che riguarda i laboratori di controllo, volevo accennare al fatto che in realtà questa struttura di laboratori così efficiente ed efficace che abbiamo in questo momento nel nostro paese nasce a seguito del problema del vino al metanolo, cioè ci si rese conto che effettivamente questo era successo perché non c'era un efficace sistema di controllo. In questo modo invece si riuscì a fare le cose fatte molto meglio. Altra cosa importante che molto spesso la gente non conosce, non si informa, è la gestione del cibo. Noi adesso abbiamo, in realtà possiamo dire con una ragionevole certezza, che quello che abbiamo a comprare nei vari esercizi commerciali, che sono supermercati, banchi dei negozi, le banchi dei mercati, eccetera, è sicuramente qualcosa che è controllato ed è sicuro. Ma c'è un problema grosso su come poi il cittadino gestisce il cibo che acquista. Uno è il sistema di conservazione a livello domestico, perché basta lasciare, che ne so, uno va a comprare un formaggio o il latte e lo lascia, oppure lo apre, lo lascia all'aperto, e chiaramente lì diventa un focolaio di sviluppo di microrganismi. Che poi ci sono altre cose importanti, che nessuno, pochi prendono in considerazione, che i sistemi di cottura influenzano moltissimo, oltre che la qualità del cibo, perché sicuramente sono più buoni, però anche si formano una serie di sostanze non sempre sicure, e che noi abbiamo adesso, tipo la carne alla brace, che produce delle sostanze anche cancerogene, insomma, ecco, senza voler dare all'allarmismo, però in realtà bisogna essere presenti, bisogna tenere conto che certe volte il consumo di un certo tipo di alimento fatto in un certo modo può comportare dei problemi, se si usa la frittura e il brasato. Una cosa che si dimentica spesso, e qui l'ho semplicemente voluto accennare, è il fatto della possibile interazione tra farmaci e alimenti. Molto spesso noi prendiamo dei farmaci e ci alimentiamo in modo tale da in qualche modo
neutralizzare l'effetto del farmaco. Questo è un aspetto importante che non è molto conosciuto, non è molto definito, penso che sia il caso di poterlo. L'altra cosa è il numero dei pasti. Il numero dei pasti, che se vengono fatti in modo, diciamo, leggero, piccole quantità, è ottimo, però adesso si sta introducendo, si sta sforzando il concetto di passare dai 3 pasti quotidiani ai 5 pasti quotidiani. Allora, questo va bene se viene fatto con moderazione, ma se viene fatto, mangiando ancora di più, sicuramente questo non è un aspetto positivo. Allora, che cosa richiede un consumatore al cibo quando va a costare? Gli richiede sicuramente che ci sia una sicurezza chimica, nutrizionale, microbiologica, questo lo vogliono tutti, e questa cosa sostanzialmente è quello che viene fatto. Poi la qualità organolettica, anche questo è un aspetto importante, molto spesso poi si fa confusione tra qualità organolettica e sicurezza, che bisogna prendere, sono 2 cose completamente diverse. L'altra cosa che viene chiesta, ma secondo me in subordine a questi concetti, è quello della produzione rispettosa dell'ambiente, anche su questo, però è qualcosa che non tutti avvertono poche persone. Chiaramente invece quello che avvertono tutti è il prezzo dei prodotti. Chiaramente con l'aria che tira e con gli stipendi che ci sono, non tutti possono permettersi certi prezzi, e quindi questo è un aspetto, e su questo ci sono degli interessi che in qualche modo giocano, interessi di concorrenze, sconti, eccetera, eccetera. Quindi, allora, come vengono informati i consumatori di queste cose che va cercando? Sicuramente sono i mezzi di comunicazione dell'impresa, che è la pubblicità. La pubblicità, è chiaro che l'impresa deve mettere in evidenza quelle che sono proprietà dei cibi. Certo, non va a dire che non ci possiamo aspettare che l'impresa vada a dire questa cosa qui ti fa male se ne mangi troppo, eccetera. Però questo è un problema che va preso in considerazione. Cioè abbiamo proprio poi lo si può vedere andando a guardando o leggendo i giornali, o guardando la televisione, o sentendo la radio, o andando su internet, perché ogni tanto ti esce fuori questa pubblicità, e chiaramente ci sono con un'esaltazione, è un'ovvia esaltazione degli aspetti positivi che ci sono. Effettivamente noi abbiamo 2 strutture che ci consentono di evitare che succedano questi problemi. Uno è il codice e l'autodisciplina, gli stessi produttori si autoregolamentano per evitare che ci siano eccessi. Però è molto importante l'autorità della concorrenza, che effettivamente combina delle sanzioni quando le cose non vanno forte. Su questo le associazioni di consumatori effettivamente si impegnano molto, e non soltanto loro, a segnalare cose che non vanno bene. L'altra cosa che negli ultimi tempi è venuta fuori sono i claims nutrizionali, cioè quando un'azienda dichiara qualche cosa sui propri prodotti, cioè praticamente esalta certe qualità, dice che ti fa, adesso non faccio esempi, altrimenti dovrei parlare cioè esalta qualche proprietà di questi alimenti, cerco di essere. Però l'EFSA ha cercato di valutare queste cose e si è trovata nella condizione proprio di rifiutare in qualche modo che alcuni prodotti che ancora non sono in commercio, o alcuni che già sono in commercio, di ridurre, di modificare quelle che sono i claims e le avvertenze che vengono date. Però c'è questo claims nutrizionale che ci è stato segnalato da un consumatore, ci ha tenuto a farlo vedere. Cioè, questo è un prodotto che è venduto in Calabria, e come vedete penso che non sia necessario commentarlo questo prodotto, quindi claims, non credo che l'EFSA l'abbia valutato questo. L'altra cosa importante sono le etichette. L'altra cosa, si parla molto di etichette, però ricordiamoci che l'etichetta, le etichette, secondo, a parte il fatto che non si chiama più etichetta, ma si chiama informazione al consumatore. Questo è un aspetto che bisogna tenere in considerazione, cioè l'Unione Europea dice che con l'etichetta bisogna informare correttamente il consumatore e bisogna educare il consumatore. I problemi più importanti sono, secondo l'Unione Europea, le informazioni nutrizionali, le calorie sostanzialmente, gli allergeni, la composizione, la trasparenza. Meno importante
è l'origine dei prodotti, cioè noi diciamo siamo abituati, vogliamo sapere da dove arriva, però invece l'Unione Europea dà meno importanza a quelli fatti, certe a parte la carne bovina, effettivamente per gli altri prodotti ancora non c'è l'obbligatorietà dell'informazione della provenienza. Altra cosa importante, noi adesso su questo cercherò di essere abbastanza chiaro, cioè praticamente il consumatore è molto preoccupato per il pericolo chimico, mentre invece viene trascurato quello che è il pericolo microbiologico. In realtà noi di intossicazione da sostanze chimiche ne abbiamo veramente poche in Europa, mentre invece intossicazioni, tossinfezioni alimentari da microbiologi ne abbiamo veramente una quantità molto elevata, abbiamo nell'ordine delle centinaia di migliaia di persone che ogni anno si ammalano con forme anche molto lievi, allora dovute appunto alla contaminazione del mondo. Tra l'altro una cosa importante, vorrei mettere in evidenza, poi non ne farò anche le persone sono molto preoccupate per le sostanze chimiche applicate intenzionalmente, cioè gli additivi, ci si è molto preoccupati per gli additivi. C'è qualche preoccupazione per i contaminanti ambientali, sì, mercurio, piombo, eccetera, mentre invece non si pensa che il pericolo maggiore viene dalle sostanze naturali, cioè intossicazione da funghi, intossicazione da funghi tossici, e nessuno la prende, il pesce che magari ha variato, che avviene con sostanze naturali, nessuno lo prende in considerazione, cioè ci si fa poco caso, mentre invece si fa più caso a queste. L'altra cosa è per i rifiuti microbiologici. C'è una grande preoccupazione per i problemi quando non ci sono problemi, quando c'è un controllo molto, molto rigoroso come c'è stato per la BSE e per l'influenza aviaria, nessuno, praticamente la preoccupazione è stata massima. Andando invece, quando ci sono delle zoonosi, adesso non so, per esempio 200 persone che si sono intossicate con il tonno avariato, non desta particolare scalpore, mentre invece i problemi più seri sono quelli invece che altri. Poi ci sono una serie di luoghi comuni, li faccio scorrere rapidamente, che sono appunto quelle che le ho chiamate cose da non credere, ma sono soprattutto quelli diciamo leggende metropolitane. Il latte bollito perde valore nutrizionale, quindi andiamo a prendere il latte dal distributore, non lo bolliamo e poi dopo i rischi sono piuttosto elevati. Gli alimenti biologici sono più sicuri di quelli convenzionali, gli alimenti biologici sono buoni, ma il livello di sicurezza di base non può essere molto diverso. La carne è piena di ormoni, la cosa non c'è più perché la carne non ci può essere carne con ormoni perché le donne, no, certo, se ci sono dei delinquenti che ingrassano clandestinamente gli animali, avviene, altrimenti conoscendo gli origini degli alimenti si ha maggiore sicurezza. Questo non è vero, vediamo il caso della carne di cavallo, se ci avessero detto che la carne di cavallo e quelle prodotte arrivavano dalla Romania, mica ci scrivevano che era carne di cavallo, ci dicevano che arrivava dalla Romania, ma non ci dicevano che era carne di cavallo, quindi non è tanto l'importanza di sapere da dove arriva, ma sapere che cosa arriva, e poi è importante che l'azienda faccia dei controlli per verificare quali sono le caratteristiche dei prodotti che adopera Allora, un'altra cosa. I prodotti italiani sono più sicuri e questo è opinabile, anche perché noi importiamo circa il 50% di quello che mangiamo, cioè non riusciamo ad avere soltanto prodotti italiani, purtroppo direi, probabilmente se noi mangiassimo il 50% di meno, se staremmo bene forse riusciremo con i prodotti italiani, però in realtà questo qui non succede e quindi abbiamo. Altra cosa importante che mi sembra che sia, gli OGM sono pericolosi, gli alimenti OGM vanno studiati, vanno conosciuti, io penso che questa qui potrebbe essere un'occasione per avviare un dibattito serio sugli OGM, io penso che sarebbe, io non mi risulta che sia stato mai un confronto serio tra detrattori e persone favorevoli agli OGM, io penso che gli OGM potrebbero essere una grande opportunità, ma vanno sicuramente studiati e valutati per fare della ricerca, cosa che invece purtroppo non abbiamo fatto. Altra cosa, questo ce lo dicono molte trasmissioni televisive, circa 80 alla settimana, che il gusto è sinonimo di sicurezza, più si cucina bene più è sicuro, che non è assolutamente vero. Poi il fatto che siamo convinti che si chiama la dieta mediterranea, questa cosa non la facciamo proprio, perché noi mangiamo quello che ci capita e forse mangiamo molto male e su questo penso ci sia molto da discutere. L'altra cosa, esiste una forte concorrenza tra i vari settori produttivi che spesso portano a competizione a livello internazionale e diciamo che poi ai cittadini vengono a volte date informazioni fuorvianti. Io volevo arrivare alle conclusioni, diciamo, forse sono sfondato il tempo. Siamo proprio al limite.
diciamo, l'arbitro assegna un minuto di recupero. Va bene, grazie, cerco di farlo. Il media utilizza i temi di alimentazione come intrattenimento, cioè praticamente molto spesso il tema dell'alimentazione non è un tema da studiare e da darlo come educazione, ma semplicemente come un tema di intrattenimento, una cosa piacevole da fare. Vengono esaminati, quello che dicevo prima, vengono esaltati i prodotti made in Italy, mentre il 50% è di importazione. Una cosa importante è che queste informazioni arrivano in modo non corretto e quindi c'è un disorientamento dei consumatori, ma non soltanto dal cittadino comune, dal consumatore, ma anche diciamo dalle organizzazioni dei consumatori, e spesso si hanno delle reazioni, delle informazioni che sono forse esagerate, e questo potrebbe essere un qualcosa che ci si esprime negativamente sia per i consumatori stessi, ma anche per i produttori. E quindi io penso che sarebbe opportuno trovare un modo di, e questo il Consumer Forum lo potrebbe fare, un modo di, diciamo, di coagulare un po' i sistemi di informazione, cercare di trovare una sorta di centrale operativa per una corretta comunicazione. Sicuramente molto fa il Ministero su questo, i ministeri, il Ministero della Salute su questo, magari poi tornare a bere centrale della salute, però io penso che questo, c'è l'esigenza di avere un'informazione la più corretta e la più ampia possibile. Altra cosa che vorrei, che con questo veramente è la conclusione, volevo dire che io penso che sia opportuno dare maggiore fiducia ai cittadini, maggiore informazione e fiducia ai consumatori. E le informazioni devono essere fatte in modo tale da non fare in modo che l'informazione vada, cioè dice il prodotto è sicuro e serve semplicemente per mascherare un interesse che c'è dietro. Ho questa netta impressione che cioè ci sia cioè l'intenzione di dire questo prodotto è più sicuro di un altro, ma non perché è più sicuro, ma perché dietro ci sono degli interessi commerciali che favoriscono il prodotto piuttosto che un altro, e questo andrebbe in qualche modo evitato. Lascio l'ultima diapositiva con cui vi do i miei estremi, chi vuole, ovviamente io sono aperto a qualsiasi forma di discussione, di contributo, mi farebbe anche piacere di poterne poi parlare insieme a voi, e questo è un aspetto che vorrei che venisse in qualche modo, probabilmente verrà ripreso nei prossimi interventi. Grazie. Quindi, lo ringrazio per lo sforzo, un libro piuttosto corposo, quindi mi rendo conto della difficoltà e mi scuso per lo scherzo del recupero, ma effettivamente abbiamo altre 8-9 persone che devono intervenire adesso, quindi purtroppo avendo il tavolo un po' piccolo abbiamo deciso di non farli salire tutti contemporaneamente, ma li chiamerò di volta in volta secondo uno schema che abbiamo dovuto un po' ricavare anche in base all'orario di arrivo o di partenza prevista per i vari relatori. Per cui il primo al quale vorrei dare la parola, so che è arrivato qui con la valigia e forse deve partire tra poco, è Stefano Masini, responsabile ambiente della Coldiretti, al quale penso non siano piaciute almeno un paio di affermazioni della relazione di Magri sugli OGM, sul tipico, sul chilometro zero, che sono dei cavalli di battaglia della Coldiretti. Ma ovviamente può parlare di questo oppure può parlare di altri argomenti, il tema è comunque quello del quale abbiamo accennato, sicurezza alimentare, filiera agroalimentare, tutti i cavalli di battaglia della Coldiretti, lotta agli sprechi e appunto la consapevolezza del consumatore, sulla quale sicuramente la Coldiretti fa tanto perché ha un ufficio stampa straordinario, faccio sempre i complimenti al nostro ufficio stampa per la capacità di sollevare i temi nel dibattito. Non sempre questo basta, perché appunto come abbiamo visto poi certe volte per un motivo, io mi prendo soltanto un secondo per dirvi quali sono le difficoltà di noi che facciamo poi informazioni. Io lavoro in un telegiornale della RAI, non abbiamo, e questo posso dirlo, condizionamenti della pubblicità, decidiamo in maniera molto libera, diciamo, che cosa seguire e che cosa non seguire, ma quando per esempio sulla storia della carne di cavallo ogni mattina arrivano 200 contributi dall'Eurovisione, dalla Reuters, dalla PTV, che sono tutti quelli che ci forniscono le immagini, e metà delle agenzie di questo argomento sono dedicate alla storia della carne di cavallo con contributi da tutta Europa, è un po' difficile per un direttore di un telegiornale o per uno che deve fare magari il servizio rettificare e dare il giusto valore a queste notizie. Sei proprio trascinato a occupartene anche al di là di quello che pensi. E poi per fortuna, ecco, io mi occupo invece di un settimanale, insomma il settimanale sulla enogastronomia e sull'alimentazione che si chiama di Gigi Parigi, in onda appunto oggi venerdì alle 13.30, in quel caso noi, ma con tempi che sono diversi, sono quelli di un settimanale, quindi parliamo poi in positivo e cerchiamo di rettificare il messaggio, ma nel telegiornale, anche se un direttore volesse, non può evitare di parlare di certe cose perché stanno su tutti i giornali europei
e poi, come avete visto, così come si è creato il fuoco, così il fuoco si è spento, e nel giro di una giornata o di due giornate di questo argomento non ha più parlato nessuno, non ci dicono neanche qual è il follow up della notizia, perché insomma è un fuoco di paglia che poi si spegne e la cosa finisce lì. Ecco, questa è un'autocritica che faccio e purtroppo, vedendola dall'interno, da tanti anni sono appunto in Rai, mi rendo conto che tutte queste cose prendono la mano e non si capisce come si possa, diciamo, gestire in maniera un po' più corretta. Poi ovviamente nei nostri servizi noi cerchiamo di essere molto accurati e molto precisi, però purtroppo il solo fatto di parlarne di per sé orienta il consumatore verso un'ansia, verso una paura, verso un rifiuto di certi alimenti, e poi il danno è per tutti, perché è di chi produce, di chi vende, che si ritrova gli scaffali pieni di cose che magari sono buonissime ma che nessuno vuole più per quei 15 giorni nei quali permane questa ansietà. Io mi fermo qui, do la parola a Stefano. Grazie. Avendo già raccolto i complimenti, insomma, potrei anche ridurre le osservazioni, ma insomma, qualche opinion dissenting, come è stato anticipato, rispetto alla relazione poi dovrò introdurla. Certo, non credo che in Italia noi abbiamo rilevanti problemi di sicurezza alimentare intesa in senso tradizionale, anche se l'Italia insieme alla Gran Bretagna rimane il paese in cui il numero delle allerte in cui il numero delle allerte sanitarie è il più elevato. Quest'anno, nel 2012, sono state segnalate 517 notifiche. Certo è che il modo con cui l'Unione Europea, d'accordo ad esempio nel caso della carne di cavallo, sull'eccesso, diciamo su una sorta di bolla informativa che si è creata, ma il modo con cui le autorità europee trattano il tema della sicurezza alimentare spesso ci pare quantomeno privo di adeguata cautela. Leggo ad esempio una nota dell'AGI del 13 febbraio, proprio nel periodo di picco, per così dire, informativo, le parole del commissario europeo, dice: è un problema grave, ma è meno grave che se si trattasse appunto di una questione di sicurezza. Ma si è trattato sempre di uno scandalo alimentare gravissimo, quantomeno di disinformazione o, per dirlo in termini giuridici, di frode in commercio. Quindi che un commissario europeo dica che la questione insomma è meno grave, questo non ci rassicura in termini di adeguata capacità di gestire i dossier europei. Credo ancora che si debba riconoscere, nonostante le competenze di molti medici, di molti nutrizionisti che oggi scrivono, partecipano a trasmissioni televisive e condividono sui settimanali rubriche specializzate, che oggi si possa descrivere e riconoscere una frattura nel rapporto tra nutrizione e salute. Io sfogliavo una rivista proprio recente di marketing, Micro Macro, in cui si dava conto di una lunga rilevazione nelle televisioni pubbliche e private, quindi par condicio, sono stati analizzati da questi ricercatori 10.273 spot in 6 mesi, un quarto di queste reclame riguardavano prodotti alimentari, 2.579, inerenti a 148 alimenti. Sono state comparate le diete, come sa il professor Macri, è stata fatta la piramide tradizionale riferita agli studi dell'Istituto Nazionale degli Alimenti e della Nutrizione, dall'altra parte è stata fatta la piramide televisiva. Ora, la piramide televisiva in media nel conteggio presentava 13.820 calorie al giorno, la media ragionevole che i nutrizionisti ci propongono intorno ai 2.000. Nessuna attenzione all'obesità. Anche qui l'autorità, uno sforzo, no, nella maggiore determinazione delle linee della pubblicità nelle nostre televisioni, potrebbe forse metterla in campo. Cose da non credere: qualche settimana fa una bella iniziativa degli amici dell'Unione Nazionale, insomma, faceva un focus su un tema, ma internazionale riportava ancora in questi giorni una lungo dossier di Der Spiegel, a tavola con l'assassino.
spesso il titolo tradotto, e il riferimento era i grassi, sale e zucchero. Signor, attenzione, il problema non sono le sofisticazioni alimentari, il tema è un altro e riguarda l'obesità. È vero o no? Penso che sia vero. E nell'introduzione al dossier presentato dal Consumer Forum si dice appunto che il consumatore oggi non sempre si rende conto delle elevate quantità di calorie che vengono assunte con tali bevande. Però forse anche le indicazioni nutrizionali non vanno bene da questo punto di vista. Noi abbiamo tentato di fare qualcosa di diverso, ricostituendo un dialogo tra cittadino e consumatore, perché mangiando noi crediamo che si possa influenzare il modello di agricoltura, il modello di economia e dunque di società. E il cibo crea identità culturale, crea una sorta di compattezza sociale. Poi bisogna vedere se si ragiona a stomaco pieno o a stomaco vuoto, rispetto anche a ciò che gli amici della Caritas prima ci raccontavano. Però legare il tema delle scelte del consumatore alla conoscenza apre degli orizzonti sconosciuti, non l'informazione, alla conoscenza, perché chi parla di conoscenza non parla di prezzo, ma parla di valore del cibo, cosa completamente diversa. Perché com'è possibile, ad esempio, oggi prevedere nei supermercati delle vendite sotto costo? Mi è molto dispiaciuto che l'autorità garante in questi giorni abbia redatto un parere a proposito di una legge molto importante sulla tutela del consumatore che viene in materia di olio, sulla vendita sotto costo. Nell'ambito alimentare dovrebbe essere proprio vietata, perché non è pensabile presentare un olio a pochi centesimi quando i costi di produzione e di raccolta sono decine di volte superiori. Quando noi troviamo un olio a 1,50 euro, il costo di produzione in Italia certificato è 5 euro, in alcune regioni anche superiore. C'è qualcosa che non va. Cos'è? Un aggiotaggio commerciale? Poi non lo so. Comunque, scegliere un bene piuttosto che un altro da parte del consumatore responsabile può avere anche delle implicazioni importanti. Noi abbiamo piacere di avere un bel paesaggio, i terrazzamenti degli oliveti, però dobbiamo anche capire che possiamo indirizzare un modello di agricoltura o meno, perché il cibo è anche legato, poi tua bella trasmissione lo dimostra, che è il cibo ma anche il racconto, la narrativa del bicchiere del vino, quel territorio, la cultura, i talenti, gli antichi mestieri. Il nostro futuro penso che sia sempre più locale. Certo, nessuna aggressione al mercato, però professor Macri, penso che lei si sia, almeno dell'immagine dell'agricoltura, fermato sul modello di mezzo, cioè abbia descritto la rivoluzione verde e non le più recenti evoluzioni. Perché è vero che l'agricoltura a un certo punto ha tentato di produrre di più, ha intensificato le produzioni, ha utilizzato prodotti fitosanitari, ma oggi l'orientamento è quello, almeno in Europa e almeno nel nostro paese, per quanto ci riguarda, è quello di creare piuttosto un'economia del convivere in modo naturale, assicurando la responsabilità sociale, orientando i sistemi di valori che riguardano l'alimentazione, il territorio, il buon vivere, gli stili di consumo. Da questo punto di vista noi da tempo facciamo attenzione agli sprechi, sicuramente riducendo al minimo anche le confezioni degli imballaggi. Se un terzo degli imballaggi che finiscono nella nostra pattumiera sono legati a alimenti, e questo vuol dire che occorre ridurre al minimo queste confezioni e anche il valore. Allora il punto non è come rendere più produttiva l'agricoltura, poi vengo agli OGM, ma come estendere criteri e modalità di produzione attraverso una più razionale presenza sul territorio. Poi io sono rimasto, devo dire la verità, molto dispiaciuto del capitolo riguardante gli OGM, al di là dei pregiudizi. Qui si dice che perché parlarne? Dice già l'agricoltura italiana ha commesso delle devastazioni sul territorio, ma questo non è accettabile. L'agricoltura italiana oggi conta il primato in Europa non solo della sicurezza in termini nutrizionali, ma anche il maggior numero di prodotti tipici. Alcune aree a vocazione anche maidicola sono produttori delle grandi DOP. Come si fa a produrre formaggi, prosciutti, salumi senza avere un bacino di produzione di mangimi? Poi certo, in questi giorni il dottor Marabelli non ne vorrà parlare perché è materia che scoppia in queste ore, ma sul suo tavolo del ministro
c'è il dossier sulla clausola di salvaguardia, e siccome esiste un istituto di ricerca che ha certificato l'esistenza di alcuni diciamo, rilievi anche agroambientali di criticità, io, nessuno parla che gli OGM uccidono, non l'abbiamo mai detto, non sta nella nostra competenza, ma che inquinano lo dice anche la documentazione scientifica francese mai contestata dall'Unione Europea. Allora concludo, noi vogliamo parlare in modo positivo, rifondando un po' il modello delle relazioni, attraverso, l'abbiamo fatto anche in modo concreto, aprendo in 2 anni 1300 mercati di vendita diretta, a chilometro zero, dalla teoria alla prassi, si cerca di consumare in modo più vicino al luogo dove si produce, rispettando le stagioni e i territori, e quindi tentando di stimolare di nuovo le chiavi di competenza del consumatore, anche intorno al gusto, e ragionando sul valore del prodotto che possa avere per la propria salute, anche per il proprio ambiente. E da questo punto di vista l'apprezzamento, cioè il risultato, deriva dal fatto che nello scorso anno oltre 9 milioni di consumatori hanno frequentato questi mercati, tornando a scoprire gusti, tradizioni e soprattutto la capacità di dialogare con il produttore come veicolo anche di sicurezza e di riacquistata fiducia. Grazie. Abbiamo ascoltato la produzione e vediamo adesso due aspetti invece della distribuzione. Pietro Cermigliaro dovrebbe essere arrivato, sì, da, perfetto. Presidente dell'Associazione Nazionale Direttori Mercati all'ingrosso, poi invece sentiremo il presidente di Federdistribuzione, quindi l'altro versante. Vuole accomodarsi? Mi pare che si possano fare per sottocosto all'anno, e quindi finché ci sarà quella regola sarà fatta. È chiaro che non va venduto prodotto di non qualità, il sottocosto è un onere che si prende l'azienda per cercare di incentivare le vendite e di fidelizzare i clienti. Sarebbe folle per mettere dell'olio di macchina, olio che non è olio, nella bottiglia e venderlo a 1,50 euro. È uno strumento di marketing che va usato con intelligenza, perché il sottocosto costa all'azienda e deve dare vantaggio al consumatore. Non bisogna esagerare, perché poi anche il consumatore deve rendersi conto di quello che è il valore del prezzo, il valore delle merci che sono vendute. E su questo credo di non avere altro da aggiungere. Io volevo solo dire brevemente, riassumere quelle che sono le attività che la distribuzione organizzata porta avanti per garantire la sicurezza, la qualità dei prodotti. Solo per introdurre il tema, stiamo parlando di 26 miliardi e mezzo di peso del valore dei prodotti freschi a peso variabile nella grande distribuzione, che rappresentano invece come peso il 28,5% dei prodotti venduti, negli ipermercati il 25%, nei supermercati il 40%, nel libero servizio il 29% e il 21,4% nel discounto. Quindi stiamo parlando di grandi numeri, stiamo parlando di quantità importanti, stiamo parlando di uno di quelli, dei temi che sono cari alle nostre aziende, nel senso che col prodotto fresco e con la marca privata, io associo i due discorsi, sostanzialmente una catena distributiva pone la sua faccia nei confronti del cliente e cerca di garantirsi la fedeltà del cliente grazie alla qualità dei prodotti. Prodotti che devono essere ampi come assortimento, i più ampi possibili. Noi dobbiamo vendere dalla papaya, ne vendiamo poche, però ci deve essere anche la papaya, da prodotti invece di largo consumo. Viva i prodotti italiani, cerchiamo di spingere il più possibile i prodotti italiani. Il largo consumo confezionato nel nostro settore, l'85% dei prodotti sono prodotti italiani. Se vorremmo poter aumentare anche di più, ma ad esempio, per farvi un esempio, il pesce pesa al 51% perché non si riescono a trovare pesci italiani in sufficienza e quindi li dobbiamo andare a comprare dall'estero. Naturalmente, volendo cercare di avere ampiezza di prodotti, lavorare con le promozioni, creando occasioni di risparmio e cercare di dare il servizio che noi possiamo dare, perché non siamo tipici di libero servizio, ma il servizio vuol dire
permettere al cliente di reperire facilmente il prodotto, permettere al cliente di trovare le istruzioni giuste nel foglio descrittivo del prodotto, banalmente definito etichetta, nel mondo definito etichetta, c'è bisogno di un'organizzazione molto capillare, molto ben organizzata. Premesso che tutto è perfettibile, che quindi quello che io vi descrivo io lo considero buono, ma bisogna continuare a lavorare sempre con maggior determinazione, particolarmente nei momenti di difficoltà di consumi, acquisire il cliente, mantenere il cliente in un ambiente di sempre maggior concorrenza richiede una sempre maggior specializzazione e attenzione. Quindi la prima specializzazione è nella struttura degli acquisti. E gli acquisti sono divisi per specialisti di categoria, esperto del prodotto salumi, esperto del prodotto ortofrutta, esperto del prodotto gastronomia, latticini, pasticceria, eccetera, eccetera, proprio perché concentrandosi su quel prodotto evidentemente le loro competenze professionali aumentano. Poi una struttura degli acquisti in cui c'è un direttore degli acquisti, che si passa di sotto del quale c'è il direttore degli acquisti freschi, il responsabile della carne, il responsabile delle carni rosse, delle carni bianche, proprio perché man mano che si scende nel particolarizzare la responsabilità delle varie persone, sostanzialmente riteniamo che debba aumentare quello che è il grado di competenza, di professionalità che nasce dalla profonda conoscenza che queste persone devono avere del loro, del prodotto che loro gestiscono per conto dell'azienda di distribuzione. I rapporti con i fornitori evidentemente sono filtrati da queste persone, i fornitori sono di tutti i tipi, i fornitori che devono coprire l'intera rete, quindi i grandi fornitori che di solito sono marche molto note e così via, ma anche la nostra marca privata. I fornitori invece più di nicchia, che possono fornire prodotti regionali, che tanto sono prodotti italiani, regionali, che tanto sono voluti e ricercati dai nostri consumatori, fino ad arrivare al fornitore che al limite può fornire il singolo negozio di una singola città con un prodotto particolarmente attraente per quella città. Su tutti questi esistono dei controlli molto importanti, noi concentriamo i nostri controlli principalmente sui prodotti freschi e sulle marche private. Controlliamo meno i prodotti che ci vengono dall'industria di marca, perché l'industria di marca garantisce sostanzialmente la qualità. E abbiamo delle organizzazioni che molto spesso si basano su società esterne, che ci permettono di andare a controllare quello che è il nostro rapporto con la piccola e media impresa italiana. Noi lavoriamo con 13.000 piccole e medie imprese italiane circa, che fanno quasi il 25% del nostro fatturato. Crediamo che questo sia un elemento estremamente importante, nel senso che vogliamo dar vita e sicurezza alla piccola e media impresa. Ovviamente poi in termini di negoziazione di prezzi invece vogliamo sfruttare il miglior prezzo possibile, però sono tutto compatibile con quelle che sono le logiche della sopravvivenza. Diamo a queste piccole e medie imprese dei programmi a medio e lungo termine che gli permettono di organizzarsi, che permettono di fare degli investimenti per poter strutturare meglio e quindi possono permettere di rispondere sempre meglio a quelle che sono le nostre esigenze, che sono delle esigenze molto forti, molto acute, perché in realtà noi tutto quello che facciamo lo facciamo per cercare di dare soddisfazione al nostro consumatore, ma non perché siamo virtuosi per vocazione, siamo virtuosi per necessità, nel senso che se il nostro consumatore è soddisfatto, noi facciamo bene il nostro mestiere, magari riusciamo a far quadrare anche i conti delle nostre aziende. Certo capitano casi eclatanti, l'abbiamo visto prima, io vi ricordo il caso di Mucca Pazza, è stato un caso eclatante, però devo dire che la grande distribuzione ha cercato di reagire, ha messo in piedi velocemente il concetto della filiera controllata, per dare la massima sicurezza su quella che era la provenienza della carne e quindi anche in questo senso ha cercato di essere pronta e forse di migliorarsi sempre di più. In più la grande distribuzione, sempre in termini di sicurezza,
ha partecipato a livello europeo con IFS International alla creazione di standard e condizioni igieniche e sanitarie che permettono sostanzialmente di trovare un accreditamento delle aziende che seguono questi standard, tipo la reazione dei locali, la pulizia, l'igiene, la presenza di zanzariere, eccetera, eccetera. Questo IFS è applicato in diversi paesi europei, oltre all'Italia, in Germania, Polonia, Svizzera, Spagna e Austria, e sull'IFS c'è un sistema di ulteriore controllo. Ci sono quindi dei controllori che controllano che quelle che sono gli standard dell'IFS siano sostanzialmente rispettate. E altri controlli fondamentali sono quelli dei nostri punti vendita. Quante volte, mi auguro poche, ma alcune volte mi è capitato di entrare in un negozio di alimentari e sentire un odore non piacevole. È un fatto spiacevole, che non vuol dire che la merce che viene messa in vendita non sia merce di qualità, eccetera, eccetera. Vuol dire che ci possono essere problemi di aereazione, problemi di che richiedono la ristrutturazione del punto vendita, perché l'odore comunque è uno degli elementi che può influenzare il cliente nel trarre dei giudizi negativi nei confronti di un punto vendita dove invece magari si vendono dei prodotti particolarmente interessanti. Analisi di tutti i tipi, controlli di tutti i tipi, negli ipermercati entrano organizzazioni esterne che passano 2 o 3 giorni a controllare tutto quello che viene fatto nell'ipermercato, e sempre tutto questo con l'obiettivo di poter dare il miglior servizio possibile. E poi ci sono le informazioni. Abbiamo detto che il documento che è sul prodotto deve essere il più completo possibile. Noi tendiamo sulle nostre marche private a dare più informazioni di quelle che sono richieste, proprio perché vogliamo sostanzialmente certificare la qualità del prodotto che è nella marca privata. E anche in questo senso è stato creato un portale, che si chiama portale IFS, che raggruppa sostanzialmente tutti i fornitori per tipologia e localizzazione geografica, e permette quindi di avere un'informazione su tutto il mondo della fornitura a tutte le aziende della distribuzione che hanno messo in comune queste informazioni, per potersi indirizzare nel sapere qual è il fornitore che dà migliori garanzie e quello che dà maggiori o minori garanzie. Certo, non ci diamo le informazioni sui prezzi che spuntiamo con questi fornitori, però è una maniera di collaborazione interessante, io le trovo particolarmente. E poi quello che tendo a sottolineare è che il mestiere nella grande distribuzione è un fatto importantissimo. Quindi la formazione, noi spendiamo ogni anno nella grande distribuzione alimentare italiana, non soltanto la federazione che io rappresento quest'oggi, noi spendiamo, se ricordo bene, 35 milioni di euro in formazione all'anno per tutto il settore. Guardo il mio collega Trippa che sta zitto, ma credo di aver detto giusto. Sono tanti, sono importanti, perché noi dobbiamo creare i macellai, dobbiamo creare i panettieri, dobbiamo creare i salumieri, i pescivendoli. Molte volte, data la crisi del dettaglio, alcuni operatori del dettaglio decidono di venire a lavorare da noi e trasferiscono la loro professionalità, il macellaio, il pescivendolo, nel nostro punto vendita, e ci aiutano con la loro professionalità a creare un rapporto ancora più umano con il cliente. Uno dei problemi della grande distribuzione è proprio che il libero servizio rende difficile il rapporto umano. Uno dei punti di forza del dettaglio, che io apprezzo particolarmente, è proprio quello invece di essere capace di istituire un dialogo con il proprio cliente e la propria cliente. Direi che potrei fermarmi qui, perché per questa prima tornata credo di aver già visto e forse rispettato anche il tempo. Sì, grazie per il consumo del forum, è proprio quello collaborativo, quindi Masini forse è già partito, ma insomma gli riferiremo questa offerta di studiare delle sinergie che forse in qualche parte addirittura già si realizzano, quindi la cosa diciamo si può estendere. Ma...
bisogna passare sì, da qualche piccolo esempio a una cosa un po' più organizzata. Presidente di Federdistribuzione, Giovanni Comolli Gigli, per lui un assist, la lotta agli sprechi, penso che appunto già nell'intervento del Banco Alimentare ci siano stati degli aspetti che forse vorrà sottolineare, e invece una critica da Condiretti, per esempio quella sul sottocosto, ecco, poi vedrà se vuol rispondere in dettaglio o se la sua relazione, diciamo, parla anche di altro, soprattutto di altro. Mi pare che si possano fare più sottocosto all'anno, e quindi finché ci sarà quella regola sarà fatta. È chiaro che non va venduto prodotto di non qualità. Il sottocosto è un onere che si prende l'azienda per cercare di incentivare le vendite e di fidelizzare i clienti. Sarebbe folle mettere dell'olio di macchina, olio che non è olio, nella bottiglia e venderla a 1,50 euro. È uno strumento di marketing che va usato con intelligenza, perché il sottocosto costa all'azienda e deve dare vantaggio al consumatore. Non bisogna esagerare, perché poi anche il consumatore deve rendersi conto di quello che è il valore del prezzo, il valore delle merci che sono vendute. E su questo credo di non avere altro da aggiungere. Io volevo solo dire brevemente, riassumere quelle che sono le attività che la distribuzione organizzata porta avanti per garantire la sicurezza, la qualità dei prodotti. Solo per introdurre il tema, stiamo parlando di 26 miliardi e mezzo di peso, del valore dei prodotti freschi a peso variabile nella grande distribuzione, che rappresentano invece come peso il 28,5% dei prodotti venduti, negli ipermercati il 25%, nei supermercati il 40%, nel libero servizio il 29% e il 21,4% nel discount. Quindi stiamo parlando di grandi numeri, stiamo parlando di quantità importanti, stiamo parlando di uno di quelli, dei temi che sono cari alle nostre aziende, nel senso che col prodotto fresco e con la marca privata, io associo i due discorsi, sostanzialmente una catena distributiva pone la sua faccia nei confronti del cliente e cerca di garantirsi la fedeltà del cliente grazie alla qualità dei prodotti. Prodotti che devono essere ampi come assortimento, i più ampi possibili. Noi dobbiamo vendere dalla papaya, ne vendiamo poche, però ci deve essere anche la papaya, da prodotti invece di largo consumo. Viva i prodotti italiani, cerchiamo di spingere il più possibile i prodotti italiani. Il largo consumo confezionato nel nostro settore, l'85% dei prodotti sono prodotti italiani. E vorremmo poter aumentare anche di più, ma ad esempio, per farvi un esempio, il pesce pesa al 51% perché non si riescono a trovare pesci italiani in sufficienza e quindi li dobbiamo andare a comprare dall'estero. Naturalmente, volendo cercare di avere ampiezza di prodotti, lavorare con le promozioni, creando occasioni di risparmio e cercare di dare il servizio che noi possiamo dare, perché noi siamo tipici di libero servizio, ma il servizio vuol dire permettere al cliente di reperire facilmente il prodotto, permettere al cliente di trovare le istruzioni giuste nel foglio descrittivo del prodotto, banalmente definito etichetta, definito etichetta, ci bisogna di un'organizzazione molto capillare, molto ben organizzata. Premesso che tutto è perfettibile, che quindi quello che io vi descrivo io lo considero buono, ma bisogna continuare a lavorare sempre con maggior determinazione, particolarmente nei momenti di difficoltà di consumi, acquisire il cliente, mantenere il cliente in un ambiente di sempre maggior concorrenza richiede una sempre maggior specializzazione e attenzione. Quindi la prima specializzazione è nella struttura degli acquisti, e gli acquisti sono divisi per specialisti di categoria, esperto del prodotto salumi, esperto del prodotto ortofrutta, esperto del prodotto gastronomia, latticini, pasticceria, eccetera, eccetera, proprio perché concentrandosi su quel prodotto evidentemente le loro competenze professionali aumentano. Poi una struttura degli acquisti in cui c'è un direttore degli acquisti, che si al di sotto del quale c'è il direttore degli acquisti freschi, il responsabile della carne, il responsabile delle carni rosse, delle carni bianche, proprio perché man mano che si scende nel
particolarizzare la responsabilità delle varie persone, sostanzialmente riteniamo che debba aumentare quello che è il grado di competenza, di professionalità che nasce dalla profonda conoscenza che queste persone devono avere del loro, del prodotto che loro gestiscono per conto dell'azienda di distribuzione. I rapporti con i fornitori evidentemente sono filtrati da queste persone, i fornitori sono di tutti i tipi, i fornitori che devono coprire l'intera rete, quindi i grandi fornitori che di solito sono marche molto note e così via, ma anche la nostra marca privata, i fornitori invece più di nicchia che possono fornire prodotti regionali che tanto sono prodotti italiani, regionali, che tanto sono voluti e ricercati dai nostri consumatori, fino ad arrivare al fornitore che al limite può fornire il singolo negozio di una singola città con un prodotto particolarmente attraente per quella città. Su tutti questi esistono dei controlli molto importanti, noi concentriamo i nostri controlli principalmente sui prodotti freschi e sulle marche private. Controlliamo meno i prodotti che ci vengono dall'industria di marca, perché l'industria di marca garantisce sostanzialmente la qualità. E abbiamo una, delle organizzazioni che molto spesso si basano su società esterne, che ci permettono di andare a controllare quello che è il nostro rapporto con la piccola e media impresa italiana. Noi lavoriamo con 13.000 piccole e medie imprese italiane circa, che fanno quasi il 25% del nostro fatturato. Crediamo che questo sia un elemento estremamente importante, nel senso che vogliamo dar vita e sicurezza alla piccola e media impresa. Ovviamente poi in termini di negoziazione di prezzi invece vogliamo sfruttare il miglior prezzo possibile, però sono tutto compatibile con quelle che sono le logiche della sopravvivenza. Diamo a queste piccole e medie imprese dei programmi a medio e lungo termine che gli permettono di organizzarsi, che permettono di fare degli investimenti per poter strutturare meglio e quindi possono permettere di rispondere sempre meglio a quelle che sono le nostre esigenze, che sono delle esigenze molto forti, molto acute, perché in realtà noi tutto quello che facciamo lo facciamo per cercare di dare soddisfazione al nostro consumatore, ma non perché siamo virtuosi per vocazione, siamo virtuosi per necessità, nel senso che se il nostro consumatore è soddisfatto, noi facciamo bene il nostro mestiere, magari riusciamo a far quadrare anche i conti delle nostre aziende. Certo capitano casi eclatanti, l'abbiamo visto prima, io mi ricordo il caso di Mucca Pazza, è stato un caso eclatante, però devo dire che la grande distribuzione ha cercato di reagire, ha messo in piedi velocemente il concetto della filiera controllata, per dare la massima sicurezza su quella che era la provenienza della carne e quindi anche in questo senso ha cercato di essere pronta e forse di migliorarsi sempre di più. In più la grande distribuzione, sempre in termini di sicurezza, ha partecipato a livello europeo con l'IFS International alla creazione di standard e condizioni igieniche e sanitarie che permettono sostanzialmente di trovare un accreditamento delle aziende che seguono questi standard, tipo la reazione dei locali, la pulizia, l'igiene, la presenza di zanzariere, eccetera, eccetera. Questo IFS è applicato in diversi paesi europei, oltre all'Italia, in Germania, Polonia, Svizzera, Spagna e Austria, e sull'IFS c'è un sistema di ulteriore controllo. Ci sono quindi dei controllori che controllano che quelle che sono gli standard dell'FS, l'FS siano sostanzialmente rispettati. E altri controlli fondamentali sono quelli dei nostri punti vendita. Quante volte, mi auguro poche, ma alcune volte mi è capitato di entrare in un negozio di alimentari e sentire un odore non piacevole. È un fatto spiacevole. Che non vuol dire che la merce che viene messa in vendita non sia merce di qualità, eccetera, eccetera. Vuol dire che ci possono essere problemi di aereazione, problemi di, che richiedono la ristrutturazione del punto vendita, perché l'odore comunque è uno degli elementi che può influenzare il cliente
nel trarre dei giudizi negativi nei confronti di un punto vendita dove invece magari si vendono dei prodotti particolarmente interessanti. Analisi di tutti i tipi, controlli di tutti i tipi, negli ipermercati entrano organizzazioni esterne che passano 2 o 3 giorni a controllare tutto quello che viene fatto nell'ipermercato, e sempre tutto questo con l'obiettivo di poter dare il miglior servizio possibile. E poi ci sono le informazioni. Abbiamo detto che il documento che è sul prodotto deve essere il più completo possibile. Noi tendiamo sulle nostre marche private a dare più informazioni di quelle che sono richieste, proprio perché vogliamo sostanzialmente certificare la qualità del prodotto che è nella marca privata. E anche in questo senso è stato creato un portale, che si chiama portale IFS, che raggruppa sostanzialmente tutti i fornitori per tipologia e localizzazione geografica, e permette quindi di avere un'informazione su tutto il mondo della fornitura a tutte le aziende della distribuzione che hanno messo in comune queste informazioni, per potersi indirizzare nel sapere qual è il fornitore che dà migliori garanzie e quello che dà maggiori o minori garanzie. Certo non ci diamo le informazioni sui prezzi che spuntiamo con questi fornitori, però è una maniera di collaborazione interessante, io le trovo particolarmente. E poi quello che tendo a sottolineare è che il mestiere nella grande distribuzione è un fatto importantissimo, quindi la formazione, noi spendiamo ogni anno nella grande distribuzione alimentare italiana, non soltanto la federazione che io rappresento quest'oggi, noi spendiamo, se ricordo bene, 35 milioni di euro in formazione all'anno per tutto il settore. Guardo il mio collega Trippa che sta zitto, ma credo di aver detto giusto. Sono tanti, sono importanti, perché noi dobbiamo creare i macellai, dobbiamo creare i panettieri, dobbiamo creare i salumieri, i pescivendoli. Molte volte, data la crisi del dettaglio, alcuni operatori del dettaglio decidono di venire a lavorare da noi e trasferiscono la loro professionalità, il macellaio, il pescivendolo, nel nostro punto vendita, e ci aiutano con la loro professionalità a creare un rapporto ancora più umano con il cliente. Uno dei problemi della grande distribuzione è proprio che il libero servizio rende difficile il rapporto umano. Uno dei punti di forza del dettaglio, che io apprezzo particolarmente, è proprio quello invece di essere capace di istituire un dialogo con il proprio cliente e la propria cliente. Direi che potrei fermarmi qui, perché per questa prima tornata credo di aver esaurito e forse rispettato anche il tempo. Sì, sì, grazie. Dalla distribuzione abbiamo visto queste due articolazioni a chi esercita i controlli, e quindi cominciamo dall'aspetto del italiano, quindi Romano Marabelli, capo dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute al Ministero della Salute. Dottor Marabelli, che cosa preferisce usare? Innanzitutto un ringraziamento all'organizzazione di una giornata come questa, che mette insieme diversi un ringraziamento per aver messo insieme, oltre che in una sede insomma molto interessante sotto diversi punti di vista, diversi attori che si occupano dei consumatori, e sia dal punto di vista della comunicazione ma anche dal punto di vista poi delle responsabilità, a cominciare dalle ultime che sono state presentate nel settore della grande distribuzione, che è un punto essenziale di raccordo tra la produzione e consumo.
Io ritengo che si debbano confermare soprattutto alcuni fondamentali relativamente alle produzioni, alla sicurezza alimentare e al rapporto con il consumatore. Allora, il punto per noi essenziale è mantenere il principio secondo il quale il consumatore deve essere nelle condizioni di poter scegliere in base a diversi parametri i vari prodotti alimentari, ma non deve essere responsabilizzato dal punto di vista della sicurezza. Cioè il consumatore deve essere nelle condizioni di poter avere con certezza un prodotto sicuro, scegliere in base alla qualità, al prezzo, alle proprie abitudini, alle proprie credi religiosi, a diversi stili di vita, ma non deve essere caricato di una responsabilità che deve essere assunta dal sistema nel suo complesso, così come è indicato dalle normative europee. Come noto, la responsabilità principale spetta al produttore, ma certamente il sistema dei controlli pubblici e degli autocontrolli è essenziale per garantire che questa filiera produttiva arrivi al consumatore, in tutta la sua completezza. Questo significa che noi dobbiamo assolutamente avere un sistema che mantenga il percorso dal campo alla tavola e porti ad avere un sistema produttivo di totale garanzia. Io ritengo che il sistema italiano nel suo complesso abbia sicuramente fatto delle cose positive, e queste cose positive noi le possiamo riscontrare con una cartina di tornasole anche molto immediata, che è quella di vedere il risultato dei nostri prodotti sul mercato internazionale. Prima degli anni 90 le nostre esportazioni di prodotti agroalimentari erano estremamente ridotte. L'ultimo dato del 2012 parla di 32-33 miliardi di esportazioni di prodotti agroalimentari. Questo risultato deve essere molto chiaro: si è ottenuto perché i paesi che importano i prodotti italiani sono sicuramente attirati dal Made in Italy, dal gusto e da tutte le nostre eccellenze in termini qualitativi, ma sono assolutamente inderogabili dal punto di vista delle sicurezze sanitarie e della sicurezza dei consumatori. Cioè il punto principale sul quale si basano le nostre esportazioni, e l'ultimo dato è quello della riapertura degli Stati Uniti l'altra settimana, non si basa sul fatto che il salame è buono, ma si basa sul fatto che il sistema italiano è stato in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato. Ecco, io ho l'impressione che al consumatore italiano però questo dato non lo si porti in maniera corretta, che questo abbia anche delle ripercussioni poi dal punto di vista della comunicazione. Cioè non si porta al consumatore italiano l'idea che il prodotto, anche quello tipico, è il frutto di un grosso lavoro in termini di ricerca, sviluppo e tecnologia. Che anche il prodotto che noi oggi produciamo e portiamo al consumatore con tutta l'eccellenza della tradizione è un prodotto che viene realizzato in maniera molto diversa dal cosiddetto metodo tradizionale, ma anzi spesso è proprio questo nuovo metodo che gli consente di avere un prodotto sicuramente più sicuro, sicuramente ad una vita più lunga dal punto di vista commerciale, quindi la shelf life, ma anche da un certo punto di vista anche migliore, perché noi riusciamo a riprodurre determinate eccellenze, e queste eccellenze si possono riprodurre, come noto, solo se c'è un sistema che si basa su un aspetto di ricerca e di tecnologia. Il caso del vino, che è stato citato, che è un po' la madre, un po' di tutto la ripresa del Made in Italy. Ebbene, i nostri vini del passato erano vini
che in alcuni casi erano eccellenti, al di là dell'aspetto sanitario, ma in alcuni casi erano eccellenti, in altri casi non lo erano per niente. Un anno un produttore faceva una cosa, poi magari faceva un contratto, l'anno dopo ci si ritrovava con un prodotto che non era più bevibile e i contratti andavano persi. I francesi in questo ci avevano anticipato. Oggi i vini italiani, che sono per fortuna ottimi, ma sono ottimi perché applichiamo all'interno del sistema produttivo vitivinicolo delle grandi tecnologie. Quindi l'elemento scientifico all'interno delle produzioni alimentari deve essere portato a conoscenza del consumatore, perché se al consumatore riproduciamo solamente una visione medioevale del prodotto alimentare, che per fortuna non è così, non è così per fortuna né dal punto di vista della sicurezza sanitaria né dal punto di vista qualitativo. Certo, poi non ci possiamo lamentare se a furia di comunicare questo modo particolare il consumatore poi, quando diciamo succedono anche degli incidenti che non devono succedere, ma in un sistema di prodotti biologici, nel senso che è la biologia che guida questo tipo di produzione, è chiaro che l'incidente, tra virgolette, è, diciamo, da considerare. La variabilità biologica deve essere considerata. Se il consumatore non conosce che esiste e qual è l'impatto degli alimenti da questo punto di vista, è chiaro che il consumatore poi è impreparato e poi ha anche delle reazioni più che giustificate nel momento in cui magari ci sono degli incidenti che devono essere assolutamente tenuti sotto controllo, ma come è stato detto più volte, magari non hanno poi quell'impatto, per fortuna, dal punto di vista strettamente sanitario, lo possono avere da un punto di vista magari di carattere commerciale o di frode, che deve essere assolutamente repressa. Io qui vedo con piacere il rappresentante della Guardia di Finanza, il professor Macri è stato abbastanza... Così io sottoscrivo tutto quello che ha detto, un po' morigerato sugli aspetti dei prodotti biologici, e la Guardia di Finanza per fortuna diciamo fa un lavoro eccellente e ancora negli ultimi giorni ha trovato nel settore del biologico delle, diciamo, non corrispondenze con quello che effettivamente dovrebbe essere. E per esempio anche su questo noi siamo assolutamente favorevoli che al consumatore vengano portati prodotti di diversa natura, che però questi prodotti abbiano un reale rapporto tra la qualità e il prezzo, e a nostro parere la questione del biologico dovrebbe anche essere recuperata con un qualche collegamento non solo con i consorzi che fanno di fatto solo degli autocontrolli, perché come è noto, almeno lo spero a tutti, soprattutto ai consumatori, il settore del biologico si autocontrolla, è sottoposto ai controlli di sicurezza come tutti gli altri prodotti, ma non ci sono controlli di sicurezza, diciamo, di carattere sanitario che riguardano specificamente il settore del biologico. Forse per dare credibilità, diciamo, a questo settore e consentire a chi veramente lo fa correttamente di separarsi dagli aspetti che sono stati più volte segnalati di devianza, si potrebbe trovare anche forse una maggiore integrazione tra il settore di queste produzioni e il settore dei controlli ufficiali. Quindi questo è, diciamo, il quadro della situazione. Un elemento che è stato molto importante sottolineato dal professor Macri è la ricerca di un'autorevolezza da un punto di vista della comunicazione e della corretta, diciamo, del corretto riferimento a degli organi scientifici che possono avere tutta l'indipendenza e tutta, diciamo, la capacità di fare prima una valutazione scientifica e poi una corretta comunicazione. Ecco,
su questo io per esempio ritengo che l'Istituto Superiore di Sanità, da cui viene il professor Macri, abbia delle grandi potenzialità e forse oltre a quello che già fa potrebbe svolgere una funzione ancora più importante per essere realmente il punto di riferimento scientifico a livello italiano, anche nel momento in cui inevitabilmente su argomenti di questo genere, dove, nei quali assolutamente ci sono anche interessi che in alcuni casi sono contrapposti, però si possa trovare un elemento di sicurezza e un elemento di indipendenza. Ormai, ripeto, non si tratta più di autorità, si parla soprattutto di autorevolezza e quindi in questo senso il Ministero della Salute intende partecipare a pieno titolo a questo sistema. Per quanto riguarda invece la questione dei consumatori, ed è l'ultima battuta che faccio, dobbiamo assolutamente cogliere l'occasione di Expo 2015 a Milano per individuare in maniera coerente anche il modello italiano, perché noi fino adesso abbiamo giocato una partita, come dicevo, partendo diciamo da una area periferica soprattutto nel settore dei rapporti internazionali, diventando invece una squadra, voglio dire, di prima categoria, che adesso viene diciamo considerata ma anche temuta. Per rimanere sul mercato e per rimanere diciamo credibili, noi dobbiamo dare al nostro sistema produttivo dei fondamentali. Expo potrebbe essere l'occasione di una riflessione da questo punto di vista. Io voglio dare solo due cifre che fondamentalmente, come noto, noi abbiamo un'autoproduzione del 50-55, massimo 60% di quello che mangiamo. Questo significa chiaramente filiere diverse. Nel settore dei pollami arriviamo al 100%, lo superiamo, nel settore dei prodotti alla pesca purtroppo scendiamo al 20%, però grossolanamente parliamo di un 50-55%. Per la nostra popolazione è inimmaginabile che noi riusciremo ad arrivare a una totale autoproduzione. Noi abbiamo la capacità, come in altri settori, di aver anche trasformato prodotti che non erano italiani in grandi prodotti italiani. Parlo del caffè, parlo della cioccolata, tanto per fare due esempi, ma anche per esempio nella trasformazione di prodotti di origine animale che poi noi trasformiamo in grandi prodotti tipici. Quindi dobbiamo essere coscienti di due cose: primo, che una parte di queste produzioni le dovremo comunque andare a cercare all'estero, e quindi dobbiamo avere dei mercati di riferimento che ci diano sicurezza e ci diano anche sicurezza in termini di disponibilità di cibo. Ricordiamoci che oggi ci sono 3 miliardi di persone che sono la Cina, l'India, la Russia, Indonesia, Vietnam, che grossolanamente fanno più di 3 miliardi di persone, che si affacciano ad un mercato e sono disposti a pagare non poco, perché c'è una fascia di popolazione anche che è disposta a pagare molto per accedere agli alimenti, per accedere agli alimenti di origine animale. Noi siamo diventati esportatori del caviale in Russia, tanto per essere, diciamo, per puntualizzare. Allora, in un mondo come questo il nostro problema sarà anche quello di avere un livello di approvvigionamento sufficiente, perché altrimenti la grande distribuzione non darà più tutte queste possibilità al consumatore, ma potrebbe trovarsi in grande difficoltà. Il secondo aspetto è, rispetto a questo 50%, vogliamo individuare un modello di sviluppo che ci porti dal 50 al 55, dal 55 al 60, o almeno di stare sul nostro 50, oppure vogliamo scendere al 30, perché anche questo purtroppo può succedere. Chiaramente, tornando al punto di partenza, che se scendiamo al 30 invece di doverne cercare il 50 o il 40 andiamo a cercare il 70 o l'80. Quindi questo è il quadro complessivo, e il punto è che oggi il problema del cibo è esattamente corrispondente a quello che una volta era il problema energetico, cioè il futuro sarà la ricerca di energia da cibo, e in questo senso
Basta citare il Brasile, grande produttore di carne, è bastato che i brasiliani aumentassero il loro potere d'acquisto per un chilo all'anno di carne, che l'autoconsumo di carne in Brasile passasse dal 50 al 70%, cioè vuol dire che oggi il Brasile non è più un grande paese esportatore di carne. Quindi l'ho presa aula, non sappiamo più. Quindi per esempio noi abbiamo grossi problemi a recuperare la carne per la presa aula, perché prima arrivavano 50 container alla settimana al porto di Genova, adesso ne arrivano 5 al mese. E quindi in questo senso è chiaro che la nostra ricerca anche di fonti di approvvigionamento diventa fondamentale. Scusa, ho sfondato. No, si preoccupi. Il dottor Facelli rimarrà. Grazie al dottor Marabelli, quindi abbiamo avuto un quadro dei controlli e comunque dell'assetto che ci siamo dati nel nostro paese. L'EFSA è nata qualche anno fa, io ricordo, penso che Giorgio Calabrese sia stato un suo predecessore nel consiglio d'amministrazione, appunto quando lavoravamo molto spesso assieme, mi ha raccontato un po' la fase della nascita dell'EFSA, quindi da lei vorrei capire proprio personalmente che cosa è avvenuto invece poi negli ultimi anni. Ci sono state delle modifiche, avete aumentato il personale, si è stabilizzata, diciamo, la presenza a Parma, ma che cosa sta succedendo poi sul piano pratico, quindi per quello che ci riguarda? Pier Giuseppe Facelli, vicepresidente del Consiglio d'amministrazione, appunto, dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare. Prima di tutto vorrei ringraziare il Consumer Forum. Vorrei ringraziare il Consumer Forum per l'invito che abbiamo accettato molto con grande piacere. Porterei i saluti anche del presidente del consiglio d'amministrazione, che è la dottoressa Shu Davis, con inglese. Allora, breve piccolo passo indietro per inquadrare l'EFSA. Quindi l'EFSA nasce nel 2002 con il regolamento 178, che è quello che ridisciplina a livello comunitario tutta la materia della sicurezza degli alimenti, e nasce per cercare di recuperare la fiducia del consumatore dopo le grandi crisi che ci sono state a fine anni 90, che sono state anche ricordate prima dal professor Macri, la grande crisi di ossina, crisi BSE, eccetera eccetera. L'obiettivo del legislatore comunitario è stato quello di stabilire nuove regole e in particolare di cercare di separare nettamente la parte di gestione del rischio da quella di valutazione del rischio, perché in precedenza i due aspetti dell'analisi del rischio, appunto gestione e valutazione, erano assieme, c'era una certa confusione, quindi a Bruxelles nelle stesse strutture, in dipendenza delle stesse autorità, lavoravano sia gli scienziati che stabilivano se una cosa è pericolosa o meno, che i gestori del rischio, quindi le direzioni generali, che assieme ai responsabili dei paesi membri invece adottavano poi le misure per intervenire. Quindi nasce nel 2002 con questo diciamo obiettivo di recuperare la salute del consumatore. All'inizio una piccola struttura che sta a Bruxelles, poi nel 2004, ce lo ricordiamo tutti, a seguito di battaglie anche a livello politico, fortunatamente vinte dal nostro governo, la sede viene stabilita in Italia ed è a Parma. Allora, da allora, cioè dal 2004, da quando quindi l'EFSA si è stabilita a Parma, molte cose sono state fatte. Inizialmente era un nucleo di 50-60 persone, adesso l'EFSA è un'organizzazione, un'agenzia europea, che possiamo considerare matura, con circa 470 persone che lavorano all'interno. Abbiamo dall'inizio dell'anno scorso, inizio 2012, una nuova sede che è nella città di Parma, una sede che mi fa piacere poter dire che è stata costruita grazie all'aiuto, alla disponibilità della città di Parma, del governo italiano, eccetera eccetera, ma che è una sede che essa sta pagando pagando le rate di un mutuo, e in 25 anni diventerà proprietaria di questa sede. Noi adesso stiamo spendendo, nel 2013, negli anni futuri, una cifra per
pagare le rate di questo mutuo, che è inferiore agli affitti che pagavamo prima. Quindi questo lo dico perché lavoro in Italia, lavoro nel Ministero della Salute, sono un collaboratore del dottor Marabelli, quindi questo è l'altro cappello che ho. Le situazioni in Italia purtroppo non è analoga per quel che riguarda questo aspetto delle sedi e dell'acquisizione delle sedi, eccetera. Cosa ha fatto l'EFSA in questi 10 anni? Ha lavorato molto e il ritmo, diciamo, e le dimensioni di attività sono aumentate progressivamente a mano che l'EFSA cresceva. Sono stati adottati in questi 10 anni circa 3.000 tra pareri, opinions scientifiche, linee guida, metodologie di valutazione, eccetera. Quindi tutta una serie di documenti scientifici che sono pubblicati e voi potete trovare sul sito. Per quello degli obiettivi dell'EFSA di poter lavorare con la massima trasparenza e indipendenza, cosa sulla quale siamo diciamo osservati in modo continuativo da tutte le associazioni del mondo della produzione, del mondo del consumo, e quindi diciamo c'è una grossa attenzione su tutto il lavoro dell'EFSA, ed è per quello che l'EFSA si è dato una metodologia di lavoro che ha come obiettivo quello di cercare di essere il più indipendenti possibile. Indipendenza assoluta non c'è, però tra le 32 agenzie che lavorano per l'Unione Europea, per la Commissione Europea, l'EFSA è stata valutata come l'agenzia che ha misure dal punto di vista della indipendenza, della valutazione di tutto il personale che ci lavora, scienziati, eccetera, eccetera, più avanzate, più credibili. All'interno dell'EFSA c'è una netta separazione lì tra la struttura, che è quella che svolge una funzione un po' di segretariato, di facilitatore dei lavori, e gli scienziati che invece esprimono i loro pareri e fanno la valutazione del rischio. Questo è un altro aspetto molto importante. Lo dico perché ogni tanto ricevo anche delle telefonate in cui mi si dice: ah, ma abbiamo fatto la domanda, vorremmo, in qualche modo mi si chiede di poter intervenire, no? sui pareri che sono in corso. Io ovviamente stoppo su e dico: guardate, il consiglio di amministrazione, ma non solo il consiglio di amministrazione, anche la struttura operativa, non può mettere bocca in nessun modo su quelli che sono i pareri, che sono invece rilasciati dai panels, perché l'organizzazione del lavoro è costituita in questo modo. Ci sono 10 panels, inizialmente erano 8, poi sono cresciuti di numero, sono 10 panels, ciascuno dei quali opera e dà i pareri in un certo settore specifico, che sono dalla sanità animale alla sicurezza biologica degli alimenti, pesticidi, additivi, malattie delle piante, 10 sono. Ciascuno di questi panel è costituito da 22-23 esperti, scienziati, i quali poi lavorano anche attraverso gruppi di lavoro, per cui complessivamente ci sono circa 1.000 scienziati, prevalentemente europei, prevalentemente provenienti dai 27 paesi dell'Unione Europea, ma non esclusivamente, perché laddove su aspetti specifici, particolari, nel processo di selezione di questi scienziati non siamo riusciti a trovare lo scienziato giusto per quello specifico settore, la ricerca si è estesa a tutto il mondo. Abbiamo quindi nei panel dell'EFSA anche scienziati che vengono dall'Australia, dalla Nuova Zelanda e dagli Stati Uniti. Quindi perché l'obiettivo è la scienza prima di tutto, cioè il parere del panel deve essere un parere che è fondato dal punto di vista scientifico. Preciso questo perché, devo dire, qualche volta, anche in tempi recenti, mi ha dato un po' fastidio vedere notizie di stampa che equivocavano sul ruolo di EFSA. Nella crisi di qualche mese fa sulla questione delle carni equine, già ne parlavamo prima il professor Macri, ho letto da parte di qualche organizzazione anche italiana dire: ah, ma l'EFSA, perché l'EFSA non interviene? L'EFSA non interviene perché non è il compito suo. L'EFSA non ha nessun compito in materia di controlli
né negli stabilimenti né nella filiera distributiva o di vendita, non ha neanche compiti in materia di ricerca. Li vorremmo, però per la ricerca ci vogliono fondi. Ciò che facciamo, ciò che possiamo fare per quel che riguarda la ricerca è di presentare i nostri progetti all'agenda della ricerca europea, a Horizon 2020, eccetera. Ma non abbiamo fondi nostri, non abbiamo laboratori. Ciò che fa l'EFSA è la valutazione del rischio. Quindi per ogni problema, viene fuori il problema delle Escherichia coli, della melamina, l'EFSA studia, approfondisce il problema per vedere se ci sono dei rischi o meno su questa, la presenza di questa sostanza. Con quali tempi? Nel senso, durante le emergenze siete in grado di intervenire o lo studio per sua natura richiede tempi talmente lunghi che poi tutto? No, devo dire che negli ultimi anni siamo riusciti a darci delle procedure d'urgenza, anche l'abbiamo dimostrato col caso Melamina, in 48 ore c'è stato il parere, per lì è una cosa piuttosto urgente. Insomma, c'è un meccanismo di fast track che è immediatamente operativo, quindi gli scienziati che poi diciamo vengono da diversi paesi d'Europa, magari che avrebbero anche tempi lunghi per poter arrivare a Parma, che non è un luogo felicissimo dal punto di vista logistico, tant'è che questa è stata una delle crisi, che è una delle crisi critiche che ci sono state rispetto alla scelta di Parma come sede. Però c'è un meccanismo, quindi grazie, facilitato dai collegamenti tecnologici, per cui in questi casi si apre subito un confronto, diciamo, con videoconferenze, eccetera, eccetera. Allora, aggiungo questo, perché probabilmente ho già quasi esaurito il mio tempo. Nella riorganizzazione, EFSA è un organismo, diciamo, in continua evoluzione. Negli ultimi 5-6 anni ha assunto sempre più importanza nel lavoro di EFSA la valutazione dei prodotti soggetti ad autorizzazione. Abbiamo ricevuto 3.000 domande per quel che riguarda i claims, ne abbiamo altrettante per quel che riguarda gli additivi per mangimi, pesticidi. Quindi l'EFSA si è riorganizzata di modo da focalizzare una parte di EFSA che lavora in particolare sui prodotti soggetti ad autorizzazione, per i quali c'è qualcuno che ha fatto richiesta, qualcuno che sta aspettando. Quindi abbiamo cercato di organizzarci in modo che il privato, chi pone la domanda, possa avere una risposta in tempi ragionevoli e c'è anche un desk specifico che risponde e che quindi dice: guarda, la tua domanda sta adesso in questa fase, sta in quest'altra, quindi puoi aspettarti una risposta entro lì. È chiaro che l'EFSA, e qui ritorniamo a quello che è l'attività di EFSA, è un valutatore del rischio, quindi l'autorizzazione poi non la dà l'EFSA, ma l'autorizzazione la dà la Commissione Europea, che sulla base del parere dell'EFSA, le sue procedure, i comitati, la catena alimentare, eccetera, sottopone la materia a quindi questo comitato, e a quel punto poi viene fuori il parere. I pareri, ripeto, sono scientificamente fondati. A volte possono piacere, altre volte meno, no? Quindi l'EFSA a volte è criticato da destra, a volte è criticato da sinistra. Ci sono dei pareri di EFSA, cito quelli che riguardano i claims, che sono fortemente criticati da parte del mondo della produzione, delle grandi imprese, perché li mette in difficoltà, magari li costringe a ritirare dei prodotti che sono già sul mercato. Sull'altro versante ci sono dei pareri come quelli che riguardano l'OGM, Agostino prima ne ha accennato, ma anche i pareri a volte che riguardano sostanze come l'aspartame, no? Che sono pareri per i quali ci sono invece altre organizzazioni, ma a volte organizzazioni dei consumatori, ma non tutte, qualcuna, che sono molto sensibili e ci accusano di lavorare per qualcuno. Invece no, cerchiamo veramente di fare un lavoro il più serio, il più scientificamente fondato possibile, tant'è che il panel è un organo collettivo, quindi su ogni singolo diciamo domanda, dossier, c'è un gruppo di lavoro che ci lavora, ma poi c'è la valutazione del panel e poi ogni parere è sottoposto a una peer review.
Quindi, diciamo, dal punto di vista metodologico, nei pesi e i contrappesi, insomma, dal punto di vista metodologico le procedure sono veramente solide, e questo ci è riconosciuto da agenzie analoghe che appartengono ad altre aree del mondo, come l'FDA, con cui lavoriamo in stretto contatto, come con la Commission on Food del giapponese, con altre agenzie. Io mi fermo qua e rimango a disposizione se ci sono domande o richieste di approfondimento.